Oggi viene presentato un accordo che va a sostegno dell'agricoltura, un altro comparto importante per la provincia di Siena, per l'economia provinciale. Non solo per l'agricoltura, ma direi per quella che è l'eccellenza dell'agricoltura. Il vino è per una delle eccellenze del vino, cioè le denominazioni del consorzio del Brunello, che come sappiamo prevedono Brunello, Rosso e altri vini della denominazione. Un accordo importante che va a rinnovare, irrobustire, rafforzare quello già firmato, come è stato fatto proprio insieme alla provincia e alla banca con il Brunello e con altre denominazioni nel 2010. A testimonianza di cosa? Del fatto che la crisi, come è noto, non è affatto superata, che quindi le nostre aziende hanno ancora bisogno di grande sostegno. A testimonianza di un protagonismo della Banca Monte dei Paschi sotto questo aspetto che va sottolineato, secondo me, in maniera importante. Noi assistiamo in questa fase a una contrazione del credito bancario rispetto al mondo dell'agricoltura impressionante e quindi ciò che viene firmato stamattina. Mattina. Il lavoro che è stato fatto nel predisporre tutti gli strumenti, dagli investimenti a sostegno degli investimenti, della produzione aziendale, insomma dal campo alla cantina fino al mercato, vanno proprio, come dire, acquistano maggiore significato perché di nuovo la banca, pur in un momento di grande difficoltà, come dire, mette in piedi azioni concrete che testimoniano quella che è, come dire, la valenza storica dell'istituto. Di un sostegno forte al tessuto produttivo e un'attenzione specifica, particolare al mondo dell'agricoltura.